è a posto. Sindaco, allora una bella manifestazione, riuscitissima. Abbiamo sentito prima il generale Pellegrini, e la piazza è piena, il bicentenario dell'arma onorato come si deve da parte dell'amministrazione comunale di San Giorgio Morgeto. Una cosa gli volevo chiedere, lei è anche un ex carabiniere tra le altre cose, perciò è un orgoglio suo personale, come si sente in questa doppia veste di sindaco e di ex carabiniere fare una manifestazione così bella sul bicentenario dell'arma? Guardi, bisogna viverla per esprimere alcuni sentimenti che sono ovviamente sentimenti interiori. Per una persona che oggi riveste una carica istituzionale, sindaco di questo bellissimo paese, ma che 50 anni fa partecipava ai 150 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, come ho ricordato poc'anzi nel mio breve saluto, allora quando appunto 17enne partecipai appunto ai festeggiamenti dei 150 anni della fondazione presso l'aeroporto dell'Urbe a Roma. Quindi potete immaginare benissimo quali sono i sentimenti che questa sera hanno ispirato, diciamo, questa organizzazione di questa straordinaria ricorrenza. L'abbiamo fatto cercando di farla appunto col migliore dei modi, gestendo sul piano logistico anche la stessa manifestazione, e non finisce qui, perché poi ci sarà anche uno spettacolo musicale, ci sono i ragazzi e Laureana Di Borello. C'è stato un dibattito molto importante e quindi credo che possa esprimere soddisfazione, ma orgoglio, se mi è consentito, per questo evento. Complimenti sindaco per le iniziative che sta svolgendo in questa sua comunità. Voglio anche ringraziare il direttore del Corriere della Piana, che tra l'altro è anche giornalista di punta di Approdo News e Telemia, l'avvocato Luigi Mavone, che insieme a lei ha organizzato questa iniziativa qui a San Giorgio Morgeto. Grazie a tutti, da Luigi Longo per Approdo News e Telemia. Adesso andiamo dentro e prendete una cosa.